Belen guarda Verissimo e si commuove, il messaggio per Sergio Silvestre. Sergio Silvestre vittima di bullismo, parla Belen Rodriguez. Tra i vari ospiti di Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, è stato il vincitore di Amici edizione 2015-2016 Sergio Silvestre. Il sesto classificato alla scorsa edizione del Festival di Sanremo con la canzone Con te si è raccontato a cuore aperto alla conduttrice. Sergio ha voluto scrivere una lettera al suo papà scomparso qualche mese fa, ma ha affidato alla conduttrice il compito di leggerla. Per il cantante e la sua famiglia, quello che sta per arrivare, è il primo Natale in assenza della porta portante della famiglia. Leggendo la lettera la Toffanin non è riuscita a trattenersi e presa dalla commozione ha versato qualche lacrima. La breve intervista è andata avanti e ciò che è emerso è stato davvero toccante. In particolare è stato affrontato un argomento molto delicato che anche oggi tocca, purtroppo, alcuni ragazzi. Sergio Silvestre è stato vittima di bullismo e nonostante il suo aspetto, apparentemente molto forte, l'accaduto lo ha segnato parecchio. Sono cose che non devono accadere, per questo vengono istituite diverse campagne. L'ex moglie di Stefano De Martino, Belen Rodriguez, su Instagram ha dato il suo contributo. Le parole di Belen Rodriguez. Sergio Silvestre si è raccontato nel salotto di Silvia Toffanin. Ha ricordato il papà e il modo in cui ha appreso della scomparsa. Sono fortunato di avere un padre come lui, non posso lamentarmi, ha affermato il vincitore di Amici. In merito a queste dolci parole, Belen Rodriguez ha pubblicato un Instagram story con il video di questo momento e ha aggiunto, USA le tue emozioni per arrivare ai nostri cuori ancora più forte. Sei bello. Silvestre inoltre ha lanciato, indirettamente, un messaggio a tutte quelle vittime di bullismo. La solidarietà di Belen Rodriguez a Sergio Silvestre. Non è detto che una persona molto alta e robusta debba essere presa di mira. Allo stesso modo non è detto sia forte internamente nonostante l'apparenza. Sergio Silvestre non riusciva a capire perché la gente le facesse male e si poneva numerose domande. A proposito del racconto di quel periodo, Belen Rodriguez ha pubblicato un'altra Instagram story e ha lanciato un messaggio molto chiaro, stop al bullismo, viva l'amore!